L'assemblea di questa mattina che si è tenuta al gruppo della Camera del Partito Democratico con la presenza di Matteo Renzi, Zanda e Speranza è stato importante perché si è fatto il punto della situazione delle consultazioni di ieri. A quanto abbiamo appreso sono state consultazioni costruttive, gli unici che hanno posto forse dei veti in maniera più esplicita sono stati il gruppo di Forza Italia, il quale ha detto di non volere insomma, personaggi di primo piano del Partito Democratico, ma Renzi ha respinto al mittente queste pressioni dicendo che bisogna farlo insieme, ma farlo insieme non vuol dire non avere veti, vuol dire costruire insieme una candidatura. Renzi continua a pensare, e così una gran parte, che i primi tre voti devono essere scheda bianca, dopodiché la decisione finale verrà presa giovedì con i grandi elettori. Ad oggi è questo quello che si pensa di fare. Mi è sembrato un clima costruttivo, peccato per la pagina nera sia dei 5 Stelle che non sono venuti a consultazioni con il gruppo del Partito Democratico, sia per i fuoriusciti dei 5 Stelle a cui è stato impedito di entrare nella sede del Nazareno, e esprimo solidarietà, come abbiamo fatto oggi, al gruppo, a Rizzetto e a tutti i suoi compagni di viaggio che non sono potuti entrare in una sede del partito. Questo è un brutto segnale di non democrazia.